Corona Verde, un bellissimo spazio immerso nel verde, un po' troppo dalle immagini che stiamo vedendo. Un posto che andrebbe difeso con tutte le sue forze, per la sua bellezza, per le prospettive che offre la cittadinanza tutta. Il fiume a pochi passi, la natura intorno, la rendono davvero unica. E come cittadini venariesi dovremmo essere orgogliosi di vantare tali risorse. Ma purtroppo così non è. Siamo venuti a fare un viaggio attraverso questo degrado, l'erba incolta che non vede un giardiniere da molto tempo, una situazione di degrado dovuta ai continui danni provocati anche dai teppisti. Seguiteci, andiamo a vedere. Un bellissimo posto dove venire a fare passeggiate in bicicletta, una corsa in mezzo al verde, facendo naturalmente molta attenzione a non imbattersi in un ramo che possa cadere da un momento all'altro, all'erba che ti possa arrivare improvvisamente in faccia. Barriere in legno sradicate mai rimesse a posto. Quello che all'apparenza potrebbe essere un parco sembra una foresta, ma ora andiamo a vedere il posto dove poterci almeno rilassare dopo una bella passeggiata. La prima panchina che troviamo è già stata vandalizzata. Questo doveva essere un percorso ginnico. Solo che l'unica attività fisica che possono fare i vandali è quello di spaccare tutto, senza calcolare che i danni li paghiamo noi, i loro genitori. Ma forse non ha importanza. Lungo il ponteggio della passeggiata sono i murales a farla da padrone. È tutto loro ciò che luccica. Ma qua di luccichio ne vediamo ben poco. Abbiamo parlato forse un po' troppo. Andiamo ad abbeverarci. Ecco una fontanella. Anche questa vittima dei vandali. Staccionate che potrebbero diventare un rischio per i nostri figli, che passeggiando in bicicletta potrebbero anche perdere l'equilibrio e cadere di sotto. A vedere tutta questa erbaccia, una domanda nasce spontanea. Da quanto tempo non vedono una sforbiciata? Sono venuto questa mattina a fare una passeggiata nel polmone verde di Corona Verde. Più che altro un dribbling tra le erbacce. Certo, non ho mai visto un degrado e un'incuria simile negli ultimi anni. Questo penso li stia battendo tutti come record. Abbiamo visto che qui è una sforbiciata da un giardiniere, secondo me è da molto tempo che non la vede. Penso dall'inizio della primavera, se mai è stato fatto, però non posso assicurarglielo perché probabilmente in quel periodo lì non venivo così. Però l'erba, diciamo l'altezza dell'erba più tutto il resto, testimonia che sono parecchi mesi che non si vede nessun giardiniere, nessun tagliaerba di sicuro. Ma non è solo in questa zona, ma anche nelle zone precedenti, diciamo il degrado si nota, non solo sul fatto di non tagliare l'erba, ma anche su tutta l'attrezzatura, sulle staccionate che stanno crollando, quindi diciamo c'è pericolo anche per chi percorre questi luoghi qui, bambini soprattutto, anziani, e poi le panchine e tutto il resto, diciamo che... Panchine vandalizzate. Vandalizzate, vabbè, certo... colpa ovviamente siamo di... Siamo nel pieno dell'incuria e del degrado. Certo, questo sì, non so com'è possibile che una giunta che si era almeno presentata con motivi diversi si sia lasciata poi così trascinare un degrado simile, ecco. Qua c'è molta gente che oltre alla bicicletta viene anche a correre, l'asfalto certo. Com'è? L'asfalto ovviamente è come si può immaginare, ci sono buche ma neanche troppo, diciamo ci sono più che altro disallineamenti dovuti forse proprio al fatto che il terreno poi lasciato perdere così subisce delle erosioni e soprattutto subisce degli smottamenti da parte dell'erba, di tutto quello che c'è attorno. Ecco.
Si è portato una bottiglietta d'acqua se gli viene sete, perché abbiamo visto che le fontanelle... Questo è purtroppo non... sto usando la bici di mia moglie, ma non è prevista, ma la dovrò fare sicuramente, perché tutte le fontanelle sono chiuse e sono anche da... questo per da un po' di tempo, non solo da questa stagione, anche dagli anni passati che erano fuori uso. Claudio, in sella alla sua bicicletta, ha dovuto sicuramente dribblare queste erbacce per far sì che non gli arrivassero in faccia. Ecco, dopo una bella passeggiata con il fiatone, è meglio riposarci un attimino. No, questa non direi, perché è leggermente rotta, forse la verranno a mettere a posto. Questa è sprofondata praticamente dentro l'erba ed è anche questa rotta, ma sì, mi siedo in questa. Direi di no, perché il panorama da vedere era stupendo, ma le panchine lasciano desiderare, o forse anche la veduta. Signor Sindaco Roberto Falcone, signor Assessore all'Ambiente Marco Allasia, Corona Verde continua ad essere vittima, oltre che di impotenti vandali, anche del degrado. Tutto ciò crea un disagio dopo l'altro, con un unico risultato: la fotografia di quello che doveva essere per la città un fiore all'occhio.